Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video particolarmente importante, ci tenevo tantissimo a farlo, a pubblicarlo. Credo che è uno dei video più importanti che troverete sul canale di Metal Detrekking. Un video importante perché parla di detectoristi e tombaroli. Per chi mi conosce sa bene che dal 2014 cerco di rompere questo binomio, chiamiamolo così, detectoristi uguali tombaroli, che una parte degli archeologi ci appioppa addosso, denigrando dal mio punto di vista in maniera irresponsabile una categoria che tombarolo e tombarola tra virgolette non è. Quindi un video veramente importantissimo, dal mio punto di vista uno dei video più importanti. Perché ho deciso di fare questo video? Perché settimana scorsa, se seguite il sito della Federazione Italiana Metal Detecting, siamo usciti con un articolo a firma di Edoardo Meacci, che appunto ha come tema "Ha ragione chi ci prende per tombaroli", che dal mio punto di vista andava assolutamente commentato. So bene, perché io sono il primo, che non sempre ci si prende il tempo per leggere libri, giornali o articoli. Quindi ho deciso di fare questo video per leggere insieme a voi questo articolo in maniera tale che lo possiamo commentare. Diciamo che leggerò l'articolo in prima battuta e poi lo commentiamo. Darò naturalmente quelli che sono i miei pensieri. Prendete questo video come una chiacchierata tra amici che stiamo facendo e andiamo a discutere rispetto a quello che è scritto su questo articolo. Credo che sarà davvero interessante, anche perché sulla categoria dei detectoristi si è detto la qualsiasi. Io ho visto anche archeologi, adesso me ne viene in mente una che c'ha un canale su Instagram dove probabilmente tenta di fare l'influencer per svoltare la pagnotta, per fare la ragazza cool, non lo so, dove in uno dei video più contestati inizia proprio dicendo metal detector, rompo sto strumento, ora te lo rompo. Qualcuno dovrebbe spiegare alla signora che andare in giro col metal detector non è vietato, in aree naturalmente non a vincolo, in Italia attualmente, e andare in giro invece a rompere gli oggetti personali delle persone è un reato. Comunque, prima di infiammare la discussione, andiamo a leggere questo articolo. Vi dico subito che l'articolo parte naturalmente analizzando le ragioni storiche che fanno nascere quelli che vengono chiamati naturalmente tombaroli, e poi andiamo ad analizzare il motivo per cui il tombarolo non è un detectorista, è un detectorista responsabile, non può essere definito tombarolo. Quindi partiamo subito con la lettura dell'articolo. In realtà, dice l'articolo, nella storia dei tombaroli, vedasi ad esempio il film La Chimera di recente uscita, il metal detector non veniva impiegato e lo scopo alla base degli scavi clandestini era spesso la sopravvivenza. Se vogliamo, un vizio già perpetrato dall'antichità, il depredare tombe dei vinti per recuperare beni preziosi o raccogliere materiali utili e reimpiegati. Da questo primo paragrafo comprendiamo che il tombarolo esiste, i tombaroli esistono da quando esistono le tombe. Quindi sia per fame probabilmente si andava a depredare le tombe per rivendersi gli oggetti, riutilizzarli e quindi campare, diciamo così, comprare il necessario per la famiglia, sia, come dice il paragrafo successivo, nell'Ottocento sono i ricchi proprietari terrieri e gli aristocratici a condurre la maggior parte di questi saccheggi per abbellire le proprie dimore e creare immense collezioni private. Da qui, soprattutto nel Novecento, si viene a creare lo scambio e l'esportazione clandestina di beni culturali, sia per avidità di collezionisti senza scrupolo, sia per acquisire illegalmente pezzi rari da inserire nei musei di tutto il mondo. Quindi da un lato c'è il depredare tombe per campare la famiglia, magari rivendendo gli oggetti per andare a fare, tra virgolette, ai suoi tempi la spesa. A partire dall'Ottocento e poi dal Novecento invece si crea, ecco, questo saccheggio organizzato, naturalmente sistematico, sia per abbellire collezioni private
di ricchi aristocratici, sia per ingrandire le collezioni di alcuni musei. E non è raro magari vedere sul web dei meme che sfottono uno o l'altro museo perché hanno portato via magari illegalmente qualche oggetto storico archeologico. Ripeto però una cosa che ci tengo a precisare: in questo video non stiamo assolutamente giustificando il tombarolo e l'illecito e il delinquente, stiamo cercando solamente di analizzare i fatti, tra virgolette, cosiddetti le ragioni e i fatti storici, le evidenze empiriche, per cercare di capire il motivo per cui i tombaroli nascono, cosa facevano e il motivo per cui compiono azioni illecite. Andiamo avanti. Gli esempi sono innumerevoli e le vicende intorno a questi fatti delittuosi sono ancora oggi raccontati in molti libri e attraverso infinite informazioni che troviamo sul web. Con il tempo, con la trasformazione dell'archeologia e la contestuale valorizzazione storico-culturale di ciò che i nostri avi ci hanno tramandato, il saccheggio delle sepolture o comunque dei beni culturali è divenuto un reato che purtroppo viene ancora perpetrato ovunque nel mondo. Quindi col tempo, con la presa di coscienza di quello che è il valore degli oggetti storico-culturali che ci sono naturalmente nel mondo e che ci hanno lasciato i nostri avi, le culture, gli imperi, diciamo la storia che è arrivata fino a noi, si cerca di valorizzare quelli che sono questi beni, ma purtroppo ancora oggi vengono saccheggiati. E notate che paragrafo interessante, secondo me uno dei punti chiave di questo articolo. Il tombarolo oggi è una pedina delle complesse scacchiere delle organizzazioni illecite che contribuisce non solo alla diretta depredazione di quanto ancora si cela nel sottosuolo, ma anche al suo inserimento in canali di traffico illegale, nazionale ed internazionale. Oggi i tombaroli, pur mantenendo delle metodiche classiche, quindi impiego dello spillone, di pale, picconi, utilizzano anche il metal detector, il georadar e si avvalgono anche di foto satellitari per identificare nuove aree di interesse. È meraviglioso questo paragrafo. Qua ti dice il tombarolo oggi che cos'è? Una pedina inserita in un contesto più grande che sono organizzazioni criminali possibilmente atte, dedite alla depredazione organizzata e sistematica di quelli che sono i beni contenuti ancora nel sottosuolo e alla vendita illecita magari nel cosiddetto mercato nero di questi oggetti, di questi beni storico-archeologici. Altro passaggio importantissimo: il tombarolo nelle sue metodiche classiche non impiega in via esclusiva il metal detector, perché il metal detector identifica oggetti metallici, il tombarolo va in cerca soprattutto di tombe. Per un tombarolo, credo, per un'organizzazione criminale, non è profittevole andare in giro per campi spensierati e quando trovi una monetina romana te la vai a rivendere. Questa è gente che muove quattrini, quindi ha bisogno di studiare, di andare a colpo sicuro, di andare a trovare le tombe, di andarle a depredare. E come lo fa? Non col metal detector, che possibilmente ti identifica solo l'oggettino metallico ma non la tomba, ma con spillone, pale, picconi, quindi devono arrivare in profondità nel sottosuolo, non con il metal detector che arriva a una profondità di 20-30 centimetri quando va bene, quando ci sono le condizioni ideali del terreno a livello di mineralizzazione, di umidità e quant'altro, ma si deve andare giù, scavare in profondità. Ma quindi arriviamo al punto: un detectorista e un tombarolo sono assimilabili? Notate, tutto sta nel fine delle azioni, nel comportamento e nelle metodologie. Ciò che indubbiamente caratterizza un tombarolo è la sua intenzionalità
nel delinquere, nell'effettuare le scavazioni clandestine finalizzate al furto e alla vendita illegale di quello che trova. Che questi faccia parte o no di specifiche organizzazioni criminali, ma in realtà il suo essere tombarolo sta anche nelle sue metodologie che, noncurante dei cosiddetti contesti archeologici, rendono gli oggetti ritrovati e rubati privi di ogni contorno e significato storico-archeologico, indipendentemente dal loro valore intrinseco. Il tombarolo è un delinquente, perché delinque naturalmente, e sicuramente non rispetta le leggi, né la sacralità dell'archeologia, quale scienza che deve attuare l'acquisizione e la diffusione delle nozioni, dei fatti storici a vantaggio della società. Da qui emergono tre elementi sostanziali, importantissimi elementi che adesso andiamo a commentare insieme, che potremmo porre al centro della nostra analisi e che ci serviranno più tardi. 1. L'intenzionalità delle azioni illecite. 2. La salvaguardia dei contesti storico-archeologici. E 3. Le metodologie. Quindi, l'intenzionalità delle azioni illecite. Io esco, vado in giro, perché devo delinquere, perché ho bisogno di andare a trovare a colpo sicuro un oggetto, una tomba, perché so che da quelle parti potrebbe esserci, per andarla a depredare. La salvaguardia dei contesti storico-archeologici. I tombaroli combinano un macello quando vanno a scavare in siti, in posti dove non devono, perché stanno lì, scavano, se ne fregano. Cioè non è che vanno in giro, trovano la monetina, la puliscono, la portano alle autorità, la mettono oppure la vendono al mercato nero per farci la 20 euro. No, vanno lì, distruggono assolutamente tutto, non salvaguardano nulla. Le metodologie, con cosa vanno? Spilloni, picconi, a volte anche ho visto degli articoli con escavatori per tirare e per scassare il più possibile. Questo definisce un tombarolo. Ma passiamo al detectorista. Il detectorista di norma è un personaggio che non fa parte della sfera dell'illecito, ossia non è un delinquente. Quindi il detectorista, una persona comune che ha un hobby, non studia, non va in contesti che sa che può andare a trovare la tomba o il bene archeologico perché lo deve andare a depredare, lo deve andare a vendere al mercato nero. È un personaggio che non fa parte della sfera dell'illecito, a meno che le sue attività non rientrano nell'intenzionalità e nelle peculiarità del tombarolo. Allora a quel punto si definisce tombarolo anche il detectorista, perché ha intenzione di fare del danno. Quindi cos'è una peculiarità del tombarolo? Agisce di nascosto, furtivamente, utilizza strumentazioni proibite in luoghi proibiti e chiaramente si appropria dei beni culturali e storici che trova. In Italia cercare con il metal detector non è un reato, ma bisogna rispettare regole ben precise. Questo per ritornare alla storia della influencer archeologa che dice nei suoi video, un video sì e un video pure, che il metal detecting è illegale, ma ci avrebbero arrestati tutti, ma così non è. Quindi un non tombarolo, quindi una persona che non è un tombarolo, dovrebbe agire per fini hobbistici, per svago, e deve attenersi alle regole, alle consuetudini, ma soprattutto rispettare le leggi. La sua ricerca non dovrebbe essere finalizzata all'individuazione intenzionale di beni culturali, ma deve essere una ricerca generica in luoghi consentiti, altrimenti si trasformerà in ricerca archeologica. Quindi il detectorista, generalmente, che non è un tombarolo, quindi il detectorista responsabile, va per campi, magari c'è il campo di un amico dove hanno appena raccolto magari quello che era coltivato, oppure hanno arato il terreno, va lì, chiede il permesso, si va a fare una spazzolata. Attenzione, importantissimo, io ho visto macchine per arare la terra con vomeri che vanno giù un metro anche e mezzo, e rivoltano la terra in maniera pazzesca, tirano fuori tutto. Il detectorista, con il suo strumento, che come dicevo poco fa, non riesce ad andare giù oltre di
oltre 20-30 centimetri quando gli va bene, chi dice il contrario mente sapendo di mentire, e non stiamo parlando del singolo caso del detectorista che il metal detector magari in un terreno particolare, poco mineralizzato, umido, con le condizioni giuste arriva a 35 centimetri, ma stiamo parlando di una ricerca standard che non arriva oltre i 20 centimetri, 30 centimetri, ben al di sopra di quello che può essere l'arativo di un campo, la parte arativa di un campo. Il detectorista non tombarolo, anzi il non tombarolo, dovrebbe conoscere ciò che fa, rispettare i beni culturali e il patrimonio nazionale, in generale anche naturalistico, comportarsi quale cittadino modello e comprendere quanto sia importante porre attenzione e responsabilità durante le sue attività di metal detecting. Sembra poco, ma non lo è. Purtroppo alcuni detectoristi non seguono questi precetti o ritengono, probabilmente per ignoranza, che l'attività non sia assolutamente regolamentata e soggetta a specifiche precauzioni. Chi professa lobby in tal modo non solo rischia di infrangere le leggi e di pagarne le conseguenze, ma soprattutto merita, almeno da parte nostra, l'appellativo di tombarolo o comunque di incosciente nel volerlo graziare. Quindi la persona, il detectorista che prende il metal detector invece e non segue i tre punti che abbiamo letto poc'anzi è un incosciente, perché getta discredito e rischia non solo lui, ma getta discredito su tutta la categoria. Anche perché io dico sempre, fa più rumore una persona, un singolo che fa danni nella nostra categoria, piuttosto che 100 persone che si comportano responsabilmente. Quindi tutto sta nel comportamento. Tornando ai tre elementi essenziali, emerge che l'intenzionalità la fa da principe, da padrone. Se i detectoristi, quelli stolti, continueranno ad operare con intenzionalità di delinquere, è molto probabile che il lobby continuerà ad essere visto come attività illecita, quello che si diceva poc'anzi. Se durante le ricerche non si rispettano le leggi e non si comprenderà che all'evidenza del ritrovamento casuale di un bene culturale vanno prese apposite precauzioni per non distruggere il potenziale contesto storico archeologico, di nuovo verremmo visti come saccheggiatori del passato. Quindi naturalmente un detectorista che durante la spazzolata che detectoristi responsabili utilizzano anche per pulire campi, magari prendono del ferraccio, portano via, puliscono il campo da quelli che possono essere cartucce sparate dai cacciatori e lasciate sul campo, fil di ferro, viti, bulloni, spazzatura metallica varia, e magari la prende e andiamo anche a riciclare. Se andiamo invece sul campo e andiamo a distruggere, perché è possibile trovare durante quella ricerca magari la monetina in via del tutto casuale, la monetina che ha più di 70 anni e quindi va consegnata, ma nel momento in cui troviamo qualcosa che riteniamo che sia un bene storico, archeologico, se ci fermiamo subito, se ci ritiriamo immediatamente, se andiamo a consegnare entro le 24 ore prescritte dalla legge il bene, ci stiamo naturalmente comportando responsabilmente. Se invece restiamo lì sul campo, continuiamo a scavare, possibilmente andiamo più a fondo, devastiamo tutto, non siamo diversi dai tombaroli. Ecco quello che ci distingue. Detectorista responsabile non è uguale tombarolo. Il detectorista irresponsabile potrebbe anche essere definito un tombarolo, benché il tombarolo è inserito in un contesto molto più ampio. Continuiamo la lettura, le metodologie. Se condurremmo il nostro hobby senza seguire delle precise norme, con attenzione e scrupolosità, ma andremo in giro con piccozze e spilloni a scoperchiare sepolture o a riempirci le tasche di monete romane facendo buchi ovunque, non ci potremmo lamentare se la nostra categoria continuerà ad essere assimilata a quella dei nostri tombaroli, cari tombaroli, detto in maniera naturalmente sarcastica. Qui naturalmente Edoardo conclude rimandando alla federazione, dicendo che la FIMD esiste per questo, per educare, informare, istruire,
per segnare un indelebile e permanente confine tra attività illecite e pratica hobbistica, per far comprendere ai detectoristi, ma non solo, che la pratica del metal detecting, che noi chiamiamo responsabile, può tradursi in un'esperienza eccezionale, ma anche in un contributo esterno verso le istituzioni e le società, alla faccia dei tombaroli. Meraviglioso questo articolo, quando l'ho letto sono rimasto naturalmente molto colpito e ho pensato immediatamente di farci un video, perché è dal mio punto di vista giusto che più pubblico possibile all'interno della nostra categoria conosca queste informazioni. Come vi avevo detto all'inizio, questo è un video, secondo me il video più importante che ho caricato fino a questo momento, ma non tanto perché gli altri video non lo sono, ma perché andiamo a toccare un tema delicato, scottante. Andiamo a parlare di qualcosa di cui non ne parliamo per, non lo so, sono come quegli argomenti tabù. Evitiamo di parlarne perché se ne parla non va bene. E invece no. Per evitare un comportamento sbagliato dobbiamo conoscere il comportamento sbagliato da evitare. Dobbiamo capire il motivo per cui è sbagliato quel comportamento. Ecco perché noi veramente apprezziamo tutti i detectoristi che si comportano in maniera responsabile, perché danno lustro non solo alla categoria ma anche a loro stessi. Quindi un detectorista responsabile fa del bene a se stesso e agli altri, e questo è il compito anche di questo canale: dare delle informazioni corrette, tutti gli strumenti affinché possiate evitare assolutamente, come la morte, sia di mettervi nei guai sia di gettare discredito nei confronti della categoria. E questo fortunatamente anche molti archeologi hanno iniziato a capirlo. Ecco perché oggi sentiamo sempre più spesso di colleghi detectoristi che collaborano con dottori e archeologi, naturalmente con i dovuti permessi e con le dovute precauzioni, perché probabilmente anche all'interno della categoria degli archeologi si è iniziato a comprendere che il detectorista non è un nemico da sconfiggere, da distruggere, ma potrebbe anche essere quello strumento importante, quel mezzo importante, c'ha una professionalità importante quella persona, un'esperienza per aiutare la ricerca storico-archeologica, benché non facciamo questo come nostra attività principale, però la nostra esperienza potrebbe essere messa anche al servizio possibilmente dell'archeologia. Chissà, perché non, domani io sogno un mondo dove i detectoristi e gli archeologi collaborano, ognuno per le sue competenze. Noi non siamo archeologi, non abbiamo studiato quanto loro, probabilmente loro hanno una vocazione, una passione che noi non abbiamo, ma sicuramente se ci comportiamo in maniera responsabile non siamo il nemico da sconfiggere. Spero che la lettura e la considerazione insieme di questo articolo vi sia piaciuta. Farò in modo da possibilmente commentare anche altri articoli importanti, così che chi è più pigro, magari come me, che non va a leggere un articolo sul giornale o su un sito internet, possa avere anche le informazioni necessarie anche su video. Quindi grazie ancora per aver visto questo video, io vi invito a iscrivervi al canale, quindi pollice in su se vi è piaciuto il canale, mettete un like, commentate, fatemi sapere i vostri pensieri, le informazioni sono corrette, non sono corrette, stiamo dicendo delle castronerie, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete un like e se possibile, se lo desiderate, condividete questo video affinché arrivi a più persone possibili e possano anche capire l'importanza di queste informazioni. Chi lo sa, magari arriverà anche agli orecchi di un dottore, barone, archeologo che potrà possibilmente riflettere su questo articolo e su queste parole. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo al prossimo video.